Allora, l'utopia è un concetto che va inquadrato nella sua definizione formale in epoca rinascimentale. Cioè, Pietate tua, non l'utopia, sono insieme al stato realismo, rappresenta, per così dire, nostrorum il sol. trionfo dell'umanesimo e del rinascimento, poiché si Ed abbandonava una intercedette certa beata mia, concezione così sempre non virgine, sperimentale ma nos ripetitiva del fontes sapere, novos, e in si nomine sacratae traguardava un custodie, orizzonte per di Christum, comprensione anche in termini politici. dominum Ora, il nostrum. termine utopia è stato coniato dal pensatore e politico inglese Thomas More. Il suo volume Utopia, che è piccolo tra l'altro, godibilissimo da lettura, è del 1516, il greco U, negazione, in greco, topos, cioè non luogo, una realtà che non esiste in nessun luogo, non è da nessuna parte. L'interpretazione più, diciamo, filologicamente fondata rintraccia l'origine di utopia in questa definizione del non luogo. È utopia in termini filosofici e utopia nel linguaggio comune, nel linguaggio che noi utilizziamo, cioè Chiedo di qualcosa di essere irreale, testimone disperato ma che ora mi irrealizzabile, mentre appresto a invece nel morire senso nella filosofico e è qualcosa di realizzabile ma fede non della in termini Santa esterni. Chiesa Cattolica. Ti L'utopia di Tommaso chiedo Moro, sinceramente peraltro in epoca di pregare moderna, per il re e di sono dirgli molteplici i pensatori che hanno che sono pensato in morto come termini di utopia, ad servitore esempio suo, Francis Bacon con l'isola ma di di Dio Atlantide, prima di tutto. Tommaso Campanella nel 1623 ha scritto La città del Perdonatemi sole. e benedicetemi. Tutte queste proiezioni, come dire, si Voi inquadrano date sulla oggi scia una gioia antica di maggiore di quella Platone, che voi la compagnia mia di vi uno avrei dei due data. grandi capolavori del pensiero In antico alto rispetto sulla per filosofia voi, politica, che è la Repubblica di Platone. non temete di compiere L'altro è la questo politica di errore. Aristotele. La Repubblica di Platone, quindi, comprendendo Lezioni l'uomo, Platone dice che forse questa Repubblica può esistere solo in cielo, ed è l'uomo che deve, il miglior governo nasce solamente nel cuore dell'uomo. Abbiamo nel corso dei secoli testimoni che hanno seguito radicalmente il Signore Gesù nell'annunciare la buona novella ai poveri, fino a dare la propria vita per gli amici, sono diventati agli occhi di tutti dei santi senza frontiera. Cioè uomini e donne che come vasi di argilla hanno saputo accogliere e custodire il buon profumo di Cristo fino ad effonderlo intorno a sé, superando barriere di razza, di lingua, di spazio e di tempo, di cultura e di tradizioni. Uomini e donne che hanno saputo abbracciare con gli occhi del loro cuore, amante e con l'agire della loro parola efficace, il mondo intero. Uno di questi santi senza frontiere o testimoni del passato che parlano ancora oggi a noi è certamente San Tommaso Moro. Un santo vittima del potere politico e della sua arroganza e testimone nello stesso tempo della fedeltà alla propria coscienza e alla legge di Dio fino alla morte. Tommaso Moro fu decapitato per ordine del re Enrico VIII, ma prima di morire proclamerà, dopo aver invitato a pregare per lo stesso re che lo aveva dato ordine di ucciderlo, io muoio fedele a Dio e al re, ma a Dio prima di tutto. Quindi notiamo in questa immensa fede che aveva questo santo per il Signore. E chi è oggi che muore per Dio? Si uccide in suo nome. Per il solo potere politico ed economico che non solo vuole la nostra obbedienza e sottomissione a critica, ma spesso con i propri mezzi fa di tutto per obliterare la nostra coscienza, asservendola ai propri obiettivi. Di Moro si segnalano le qualità morali ed intellettuali, un solido buonsenso ed un certo humor, la semplicità e la modestia, la finezza e il gusto. E io comincio prima di tutto col salutare e col ringraziare voi che siete presenti e che siete venuti a questo appuntamento praticamente su Tommaso Moro. A questo appuntamento su Tommaso Moro, un appuntamento molto 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 importante, perché Tommaso Moro già di per sé è una persona molto importante. Quindi poi ne discuteremo durante la serata, vediamo un po' di cosa andiamo a parlare questa sera. Ma prima di iniziare, ieri sera l'ho fatto alla fine della serata, ma questa sera voglio farlo all'inizio della serata e dire
annunciare, diciamo così, un appuntamento per il 3 novembre qui al Castello di Andranno, dove c'è un incontro, vedete lì c'è il manifesto, con le associazioni dei vari donatori di sangue o di organi, e ci sarà una manifestazione proprio perché ognuno di noi prenda coscienza del valore che si ha oggi come oggi nel fatto di donare qualche cosa, cioè di donare qualcosa, senza bisogno di, non ci sono impegni, c'è soltanto di sedersi, ascoltare, capire un po' la scienza, pure, come vanno queste cose, perché alle volte noi le cose succedono, le cose avvengono, le cose, c'è il progresso va avanti e noi rimaniamo indietro e non capiamo quello che praticamente da parte nostra possiamo anche fare per aiutare questi processi che alle volte sono semplici, ma per noi, diciamo, nel nostro piccolo sono cose complicate. Bisogna ascoltare le cose per capire. Come questa sera. La parola utopia è una parola molto complicata, però nello stesso tempo può essere anche molto semplice. Poi questa è una cosa che vedremo durante la serata. Quindi, se c'è la possibilità per il 3 novembre di ascoltare queste voci, lo si ascolta con piacere. Un altro ringraziamento voglio fare all'amministrazione comunale che ci consente praticamente di usare le strutture del comune per queste manifestazioni, e questo le fa onore senza meno all'amministrazione. Ringrazio Simone questa sera che praticamente sarà il nostro lettore. Il lettore che leggerà qualcosa su ciò che ha scritto l'autore, Tommaso Moro, e ringrazio la nostra Arianna, Saracino Arianna praticamente, che farà una cosa, ma a questo punto devo definirla molto bella. Perché? Perché all'inizio è una cosa originale, ma dopo 3 serate bisogna dire che le cose, cioè quello che fa Arianna è qualcosa di fenomenale, cioè l'Arianna passa dalla parola al segno, cioè noi diciamo le parole e l'Arianna praticamente trasforma queste parole in segni, cioè le trasforma in immagini. Per queste 3 serate ha fatto delle immagini molto belle, vediamo un po' alla fine cosa ne uscirà da questa serata. E qui voglio ringraziare anche per aver accettato l'invito, diciamo. Aver accettato l'invito in un momento pure un po' particolare, perché qui io non so neanche come proferire parola, cioè nel senso, noi avevamo invitato il professore Cosimo Quarta praticamente per fare con lui questa serata. Il professore che aveva accettato generosamente, perché bisogna dire, aveva accettato generosamente di condurre questa serata. Perché insomma, io mi commuovo, perché mi commuovo? Perché questo è Andrano, no, diciamola tutta, insomma, non è che siamo proprio il massimo né della cultura né del centro culturale. Quando io Cosimo Quarta non lo conoscevo, ma quando ho letto chi era Cosimo Quarta e che avesse accettato il nostro invito così di buon animo praticamente, così in un modo immediato, va bene? Sono rimasto veramente, diciamo, positivamente commosso, ecco, devo dirla tutta, commosso perché ha dimostrato la struttura dell'uomo che era praticamente, e questo praticamente. E mi fa piacere che questa sera praticamente qui con noi abbiamo il figlio, Io sono il nipote. il nipote Roberto Quarta, che ci darà testimonianza del professore. E ringrazio, ancorché diciamo, la collaboratrice del professore, perché quando ci ha dato notizia del fatto che il professore non poteva venire e che era giorni prima che non facessimo i manifesti, insomma, era ormai tutto pronto, e non sapevamo cosa fare, alla fine si è lei stessa proposta a dire guarda, facciamola ugualmente, no? Cioè, e mi ha fatto immensamente piacere questa cosa qui. Martina Daniela, leggiamo due parole. Chi è Martina Daniela? È laureata a Lecce in lettere e filosofia, cultrice della materia, filosofia della storia ed etica ambientale. Per 16 anni ha fatto questo lavoro. È membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca sull'Utopia da 13 anni, quindi
diciamo, molto, molto, molto affine all'argomento di cui andiamo a trattare questa sera. Quindi questa sera l'argomento è sull'utopia. Guardate, noi in queste quattro serate, penso che la dottoressa ne farà pure cenno nella sua esposizione, abbiamo trattato di Shakespeare, abbiamo trattato dell'Ariosto, abbiamo trattato del Cervantes, cioè di Don Chisciotte, e stasera di Moro. Il filo conduttore che lega un po' tutto quanto praticamente è un po' la follia come forza creativa, come ciò che ci porta poi alla verità. Forse al primo acchito, io non lo so, comunque forse Tommaso Moro o almeno l'utopia con la follia non ha niente a che vedere, forse sì o forse no, perché l'utopia forse è un po' anche follia. Vabbè, comunque questo ne parleremo. Io volevo soltanto dire qualcosa sull'autore. Chi è l'autore Tommaso Moro? Partiamo da Tommaso Moro per arrivare poi al santo. Dopo arriviamo al santo, ma parliamo prima dell'uomo, non del santo, dell'uomo Tommaso Moro. È un tipo incredibile. È uno di quelli che ogni società vorrebbe avere. È uno di quelli che ogni società vorrebbe avere. Ed è quel tipo di persona che quando una società ha un uomo del genere, tende a distruggerlo quanto prima. Questo è Tommaso Moro, è uno di questi personaggi. C'è uno di quei personaggi di cui non se ne può fare a meno, ma non vediamo l'ora di distruggerlo. Perché dico questo? Perché la vita di Moro, è un po' questo. È un uomo fantastico. Già da giovanissimo, lui a 21 anni praticamente si mette a colloquiare con Erasmo da Rotterdam, diventa, e sono amici intimi. È tutto dire, cioè in pratica è il massimo della cultura. Va bene? Si laurea in legge, in pochi anni diventa consigliere del re. Va bene? E non dell'ultimo re. Stiamo parlando di Enrico VIII, cioè in pratica non è uno scherzo. Cioè voglio dire, è uno che tiene in mano, dopo il re viene lui praticamente, tutto tiene in mano. Se non che succede, come devo definire, una piccola cosa. Niente possiamo dire, succede quasi niente. Succede che il re si invaghisce praticamente di una cortigiana, di una certa Anna Bolena praticamente, si invaghisce a tal punto che praticamente vuole sposarla, ma è già sposato, non può farlo. Dice, vabbè, ma io sono il re, ma la Chiesa non permette, la Chiesa non, se uno è sposato non può risposarsi, ma lui insiste, io sono il re, vabbè, chiedo io al Papa, vado dal Papa, faccio venire il Papa, cioè in pratica il Papa dice, no, mi dispiace perché le regole, sono uguali per tutti. Enrico VIII si incaponisce su questa sua idea, tanto che comincia a pensare di staccarsi completamente dalla Chiesa. All'inizio lo fa quasi per ripicca, cioè lo fa quasi come una sfida alla Chiesa, ma mano a mano che entra nel vivo di questo suo, di questa sua idea, di questo suo progetto, si rende conto che forse è una cosa fattibile. Cioè il fatto che il re possa creare una chiesa per conto suo, di questa idea Enrico si innamora. Cioè alla fine non è più la faccenda Anna Bolena che le sta a cuore, stiamo attenti, non è più la faccenda del matrimonio sì, matrimonio no, non c'entra niente. Alla fine è la faccenda che lui si innamora dell'idea che può essere re e papa nello stesso tempo. Re e papa. Quindi praticamente bisogna fare tutto un lavoro intorno a questa faccenda. Il primo lavoro da fare è convincere tutti ad accettare questa idea. Convincere tutti, immediatamente convincere tutti ad accettare. Infatti immediatamente si fanno firmare carte, cominciano ad avere incontri,
Alcuni vescovi si associano al volere del sovrano, altri non si associano, pochi non si associano, quelli che non si associano vengono impiccati. Quindi praticamente alla fine viene invitato pure a firmare, a prendere atto di questa scelta sovrana anche Tommaso Moro. Viene invitato a palazzo con tutti gli onori, viene e dice: guarda, c'è da firmare queste carte. Fatti vedere che. E dice: vabbè, ma legge, Moro, lì per lì, dice: vabbè, ma qua io non posso firmare così dall'oggi. Datemi tempo, non datemi qualche. Fammi studiare queste carte, perché qua non mi sembra che sia tutto in ordine. Ma dai, come non è in ordine? È quasi l'atto che il sovrano. Comunque lui prende le carte, ce le porta a casa. Dopo 2 giorni torna e dice: mi dispiace, ma qua poi. Anzi, si rivolge direttamente al sovrano, dice: arrivo. E qua stai facendo una fesseria, cioè questo significa staccarsi dalla Chiesa. Staccarsi dalla Chiesa significa creare uno scompiglio sociale, diciamo, morale nel paese, che praticamente non avrà conseguenze terribili, avrà conseguenze enormi. Riflettici su questa cosa. Il re fa finta di sì, va bene, però. Fa finta di mettersi sulla sua, però alla fine non accetta. Dice: senti, Tommaso, tu devi firmare questa posizione mia, altrimenti sei fuori dal gioco, altrimenti non so come combinarla con te. Allora, Tommaso Moro prende la decisione e dice: no, mi dispiace, questa è una cosa che io non posso fare. Cioè, io per il re faccio tutto, sono disposto a tutto, perché tu sei il mio sovrano, ma questo no. E perché no? Dice lui. Per un semplice fatto ti dico no. Ti dico no perché quello che tu mi stai facendo firmare va contro la mia coscienza. Stiamo attenti, va contro la mia coscienza. È una parola semplice, ma che lui, Moro, nella sua vita praticamente, queste sono le testimonianze che il genero di Tommaso Moro ha raccolto dal carcere praticamente, quella della coscienza. È una parola che lui usa moltissimo, usa tantissimo e tantissime volte. Tantissime volte lui si rifugia, prende in considerazione, mette in evidenza questa parola, coscienza. Non posso andare contro la mia coscienza, dice. Mi dispiace, sovrano, tu sei tutto per me, ma dopo la mia coscienza. Non puoi chiedermi questo. Non puoi chiedermelo perché io questo non te lo posso dare. Va bene? Facciamo così. Facciamo che io lascio tutto, me ne vado a casa mia. Va bene? Non voglio niente. Non voglio neanche il tiffiere. Niente, me ne vado. Sto a casa mia. Non ne parliamo più di questa cosa, va bene? E così io sto a posto con la mia coscienza, non firmo niente e poi le cose vadano come devono andare. Non è possibile sta cosa. Non è possibile sta cosa perché? Perché Tommaso Moro non è uno qualunque. Tommaso Moro nell'Inghilterra di allora, stiamo parlando nell'Inghilterra della fine 500 praticamente, nell'Inghilterra di allora. Tommaso Moro era qualcosa, era uno che praticamente veniva ascoltato, era uno che aveva tanti amici fuori dall'Inghilterra, era uno molto conosciuto, quindi avere contro o non avere come amico, non dico contro, cioè perché non era, cioè lui non era contro, ma non avere come amico Moro era già come dire, un neo in tutta quell'impalcatura che il sovrano aveva fatto. Viene invitato più volte, io non voglio portarla alla lunga perché poi dobbiamo un po' spingere, alla fine viene imprigionato, va bene? Viene imprigionato perché se no, cioè, doveva essere processato perché accusato di manovrare contro il sovrano, di manovrare contro il re, quindi accusato di alto tradimento. Guarda, lo stesso Erasmo di Rotterdam, e non stiamo parlando dell'ultimo arrivato, eh? Lo invita e dice: Tommaso, vedi un po' di trovare una via d'uscita a questa cosa, vedi di trovare un compromesso.
lui dice: guarda, mi dispiace, ma non posso trovare un compromesso. Infatti Erasmo di Rotterdam, guardate cosa scrive di quest'uomo: è un credente ardentemente ansioso di verace religiosità. Quantunque sia gli antipodi di ogni superstizione, si riserva determinate ore per pregare Dio e onorarlo. Era, su questo fatto era incredibile, si alzava alle 2 di notte e fino alle 4 di mattina praticamente era esclusivamente per la preghiera, 2-4 di mattina, in Inghilterra con tutto quel freddo, dico io. Non con formule belle fatte, cioè non lo onorava con le preghiere dell'Ave Maria o del... no, lo onorava con le formule che gli dettava il cuore. E quando discute con gli amici della vita futura, si sente nella discussione che fa, che rivela il fondo della sua anima e che vibra nel suo discorso, nelle sue parole, vibrano speranza. Ecco cos'è Moro, attivo in piena corte. Dopo di lui qualcuno crede, e lo si crede ancora oggi, che non si troveranno più cristiani fuori dai conventi, cioè al di fuori dai conventi, cioè in pratica è difficile essere cristiani come Tommaso Moro, e aveva ragione. E Giovanni Paolo II, nell'Angelus del 5 novembre del 2000, ha detto, è spontaneo, ha detto Giovanni Paolo II, andare con la mente alla figura luminosa di San Tommaso Moro, di San Tommaso Moro, esempio straordinario di libertà e di aderenza alle leggi della coscienza di fronte a richieste moralmente insostenibili, anche se autorevoli. E per queste motivazioni, va bene? Per queste motivazioni venne proclamato beato da Leone XIII e santo da Pio IX. E Giovanni Paolo II nel 2000, in virtù proprio di queste motivazioni, lo ha proclamato protettore dei politici. Forse non lo festeggiano mai, però intanto è protettore dei politici, cioè per dire un po' la figura di questo. Scusatemi, ma voglio leggervi un'altra cosetta piccolina, cioè quando lui sta in carcere in tutti i modi cercano, diciamo, il sovrano e i suoi cortigiani cercano di estirpargli qualcosa che possono poi al processo mettere contro di lui, va bene? Che possono utilizzare contro la sua figura, perché non avevano niente in mano, non avevano nessuna prova, non sapevano dove appigliarsi, era così integerrimo che non si sapeva come prenderlo. Tant'è che praticamente decidono di togliere tutti i libri che Tommaso Moro aveva in cella. Vanno in 3 per fare questa perquisizione dei libri, e tra cui c'è uno mandato apposta perché praticamente che in un certo senso facesse a Moro delle domande un po', come devo dire, subdole, in modo da metterlo poi in contraddizione e quindi usare questa contraddizione al processo. L'uomo che praticamente ha questo compito si chiama Messer Ricci, E Messer Ricci dice, guardate, questo è, vi prego poi, ma state attenti un pochino, state attenti e vedete un po' qual è questo dialogo tra Ricci e Tommaso Moro, che è fantastico. Allora Ricci dice, mentre gli altri due sono occupati a prendere i libri, come se volesse parlare amichevolmente con Tommaso Moro, dice: Messer Moro, siccome siete universalmente conosciuto per la vostra saggezza e la vostra cultura, profondissima cultura, sia nelle leggi del nostro paese che in ogni altro campo, permettetemi per favore di essere così ardito nei vostri confronti di osare sottoporvi questo quesito, semplice, questo quesito. Supponendo, dice Ricci, supponiamo che per un atto del Parlamento, tutta la nazione, attraverso il Parlamento, dovesse riconoscermi re. Supponiamo che tutta la nazione dice: Ricci, tu sei il re. Voi, Messer Moro, non mi riconoscereste come vostro sovrano? Se il Parlamento dicesse questo, tu mi riconosceresti come tuo sovrano?
Sì, signore, dice Moro, certamente, vi riconoscerei senz'altro. E allora, dice Ricci, vi proporrò un altro quesito. Se per caso, per un altro atto del Parlamento, va bene, tutta la nazione dovesse riconoscermi Papa, sempre attraverso il Parlamento, attraverso la nazione mi riconosce Papa. In tal caso voi, Messer Moro, non mi riconoscereste come Papa, perché se la prima volta avete detto sì, in questo caso, allora, in risposta al vostro primo quesito, signore, dice Tommaso Moro, vi dirò che il Parlamento è nel suo diritto di farlo. Cioè, se il Parlamento dice che voi siete re, ha il suo diritto, può farlo. Invece, rispondendo al vostro secondo quesito, quello che se il Parlamento vi fa Papa, a mia volta ve ne dico un altro quesito, ve ne faccio un altro di quesito, io a voi, dice Moro. Voi, Mr. Rich, voi, dichiarereste che Dio non è Dio? No, signore, fu la risposta. Supponete, dice Tommaso Moro a Rich, supponete che il Parlamento, nel suo insieme, deliberi che Dio non è Dio. Voi accettereste la delibera in tal senso, cioè che Dio non è Dio. E qui c'è una trappola mortale, perché non può dire sì, no? Cioè non può dire, perché così accetterebbe lui, Ricci, accettare che Dio non è Dio era contro anche la Chiesa anglicana. Cioè voglio dire, era un assoluto, cioè non si poteva accettare una cosa del genere. E allora lui dice, no, questo io non lo accetterei, dice Ricci, ma non lo accetterei perché nessun Parlamento può fare una cosa del genere, dice. E allora se nessun Parlamento può fare una cosa del genere, dice Tommaso Moro, nessun Parlamento può dire che può fare di te un Papa o può nominare un Papa per conto suo, perché il Papa è nominato da Dio. Quindi questo per dire come praticamente quante astuzie venivano usate nei confronti di Tommaso Moro, perché alla fine praticamente cadesse in trappola. E qui in un certo senso in trappola c'è caduto. Perché? Perché a tutta questa conversazione venne aggiunta questa frase. Perché nessun Parlamento, aveva detto Ricci, ha il potere di emanare una legge simile. E neppure, replicò Sir Tommaso Moro, avrebbe il potere di costituire il re capo supremo della Chiesa. Queste parole vennero aggiunte da Ricci al discorso che praticamente si tenne nel carcere. E in base a queste parole, perché lui non accettava il re come capo della Chiesa, lui venne condannato a morte. Nella condanna, quando fu la condanna a morte, nel periodo che lui attraversò nell'andare al patibolo, praticamente, se non sbaglio, furono 6 mesi, lui cominciò a scrivere un'opera che era Nell'orto degli ulivi. È un'opera molto interessante, a me è piaciuta molto. Cioè, Nell'orto degli ulivi è che lui tratta della paura che il cristiano ha quando si trova vicino alla morte. Cioè, anche il martire, anche colui che praticamente, come devo dire, il santo in assoluto di fronte alla morte ha paura, teme. Lo stesso Cristo, dice lui nel libello, praticamente dice, lo stesso Gesù Cristo ha avuto paura di fronte alla morte. Io adesso capisco perché Gesù aveva paura di fronte alla morte, pur sapendo tutta, cioè Dio, cioè Gesù sapeva il mistero del, come devo dire, il mistero della resurrezione. E noi spesso e volentieri questo problema ce lo poniamo, come cattolici ce lo poniamo, diciamo, ma com'è possibile che Dio, cioè che Gesù sulla croce
implora a Dio di aver pietà, no? Di lui praticamente, sente la sofferenza, ha quasi paura. Ma perché? Se va alla resurrezione, lui lo sapeva che andava alla resurrezione, ma non è così, dice Tommaso Moro, cioè non è la paura, non la si ha, la si ha perché siamo umani, perché dobbiamo conservare questo nostro essere a tutti i costi. Ecco perché, ce lo dirà la signora senza meno nell'opera, lui è contro la guerra, è contro la guerra in assoluto, è più lecito, dice lui, è più lecito ingannare se l'inganno serva per salvare vite umane, preferisco ingannare, preferisco mentire pur di salvare vite umane. E con questo io dico, ma c'è da parlarne una vita, perché quando si è di fronte a un santo non ti fermi mai. Però, diciamo così, mi fermo per dare modo alla dottoressa di parlare dell'utopia, di questa magica parola che ci ha portato per secoli, ha condotto l'uomo per mano e forse tante volte ha risolto molti problemi dell'uomo, e molte volte invece li ha, no? Sì. Che vogliamo fare? Vogliamo intervenire qualcosa, Simone? Non comincio io, così poi magari continuano gli altri, insomma. Innanzitutto vi ringrazio, insomma, di essere qui. Io sono la dottoressa Martina, allieve e assistente del professor Quarta. Sono molto emozionata perché lui sarebbe voluto essere qui questa sera con voi, in quanto per oltre 40 anni ha speso tutta la sua ricerca scientifica in Tommaso Moro principalmente, quindi lui ha scritto anche dei libri. Cosimo Quarta è stato uno degli studiosi a livello internazionale, se non addirittura mondiale, di Tommaso Moro. Non a caso se n'è andato proprio nell'anno in cui ricorrono i 500 anni della morte di Moro. Quindi sono qui per dare voce a Cosimo Quarta, non per sostituire o comunque il suo pensiero, ma per farlo parlare attraverso di me, sua assistente. Sono contenta che qui in sala vedo tanti suoi amici e addirittura la professoressa Stella Carmela, che fa parte proprio del nostro centro Utopia, che l'ha seguito ancora prima di me, essendo appunto che anche più anni, voglio dire, docente di filosofia. E io assistente del professore, insomma, ecco, tutti i suoi pensieri sono usciti da lui, quindi comunicandoli a me, e io poi appunto ho scritto i suoi libri. Quindi dicevo prima, appunto, lui, Cosimo Quarta, è stato un conoscitore attento del pensiero e della vita di questo santo, del quale il professore ne era innamorato e appassionato al punto da rendere lo stile di vita di questo santo la sua vita. Quindi, come il santo, come ci ha detto il professor appunto, lui addirittura si alzava giornalmente alle 2 del mattino, come il professore Quarta, per pregare per tutti. Ascoltava la messa, recitava le preghiere, i 7 salmi, i penitenziali, si è costruito addirittura in casa una cappella per potersi dedicare completamente al culto della preghiera. A noi studenti il professore ci chiedeva se eravamo cristiani, se eravamo praticanti, e addirittura diceva appunto di quanto era composta la settimana. Noi rispondevamo di 164 ore, cioè benissimo, e non avete tempo per andare in chiesa, quindi togliete un'ora, cioè, della settimana, no, per pregare. Cioè, non è giusto, voglio dire, no, fare tante cose in una settimana e poi non prendere un'ora sola, una semplice ora, e dedicarla a colui che è la nostra speranza. Perché lui diceva appunto spes contra spem, con le parole di San Paolo, cioè sperare contro ogni speranza, perché la morte tocca a tutti. Quindi Tommaso Moro è morto, come è morto il professore Quarta, che adesso spero che stiano insieme. Ma tornando al discorso di Tommaso Moro, per capire che cosa si intende in questa sede per utopia, ovviamente 40 anni non si possono dire in 10 minuti, quindi voglio dire utopia, vi faccio un esempio molto semplice. Pensate ai migranti, al fenomeno dell'emigrare, dell'emigrazione. Benissimo, l'emigrazione è un fenomeno sociale che porta un singolo individuo o un gruppo di persone a spostarsi dal proprio luogo originario verso un altro luogo,
per cercare che cosa? Migliori condizioni di vita. Bene, l'utopia non è nient'altro che questo, cercare oltre, cercare il meglio, cercare la felicità e realizzarla. Ma per fare questo ci vuole un progetto. Ed è proprio questa la novità dell'utopia. L'utopia è un progetto, un progettare. Quindi questo progetto, in quanto progetto, suppone ovviamente la presenza di un essere progettante, che è poi l'uomo. E in questo senso, nella sua specificità, l'uomo si caratterizza non solo come sapiens, ma anche come utopicus. E questo costituisce uno degli aspetti più importanti e originali delle ricerche di Quanta. È contento il santo, evidentemente, della... Quindi, l'uomo è per sua natura un essere utopico, cioè progettante. Quindi, continuando, quindi il carattere utopico dell'uomo deriva, per dirla con i paleantropologi, dal fatto che egli è un animale in divenire. E in questo senso, appunto, questo significa, appunto, come sottolinea Quarta, che la capacità di progettare deriva dal fatto che l'uomo è per essenza un essere desiderante. Il desiderio, infatti, quale che sia l'oggetto desiderato, se continua ad essere presente e a persistere nella coscienza, si trasforma in bisogno. Quest'ultimo, in quanto espressione di una mancanza, di una carenza che richiede ed anzi esige di essere colmata, genera l'impegno che infine mette capo al progetto e quindi alla realizzazione di quest'ultimo. Ed è appunto questo il senso autentico dell'utopia che le rende finalmente giustizia nei secolari fraintendimenti, perché si pensava all'utopia come una chimera, come un qualcosa di irraggiungibile. Con Tommaso Moro, tale concetto, oltre ad essere ulteriormente precisato, acquisisce finalmente un nome suo proprio. Moro, anzi, fa di più. Lega indissolubilmente un vecchio concetto ad un nome, coniando una parola nuova, utopia, appunto, il cui il significato è interamente racchiuso nel significante, nella U di utopia. Moro sembra che abbia voluto condensare tanto la particella negativa nonno quanto quella positiva eu, bene, sicché utopia vuol dire sia eutopia, il luogo del bene o il buon luogo, sia outopia, non luogo o il luogo che non c'è. L'utopia si configura perciò come la società buona, ossia libera, giusta, virtuosa, solidale, pacifica, che non c'è. Anche se si tratta di un non essere che è tale solo in linea di fatto e non di principio, nel senso che non è un puro non essere, ma si risolve, come ha sottolineato Ernest Bloch, in un non ancora e quindi in un'apertura sul futuro. In altri termini, il non essere dell'utopia, lungi dal portare al nichilismo e alla disperazione, come appunto stiamo vivendo noi in questi giorni, induce l'uomo alla speranza, spronandola al mutamento dei costumi e delle strutture e quindi alla costruzione di una società che sia, per quanto possibile, migliore di quella in cui ci si trova a vivere. Ecco l'attualità del pensiero di Tommaso Moro. Lui aveva capito che era importantissima la presenza costante dell'utopia lungo l'intera storia umana, perché l'umanità ha da sempre manifestato un impellente e inquercibile bisogno di utopia. Ed ecco che Moro decide di comporre l'utopia e lo fece in poco meno di un anno, e cioè all'incirca dal giugno del 1515 all'agosto del 1516. Come lo stesso Erasmo ci attesta, tuttavia, ebbe una più lunga gestazione. L'idea dell'opera sembra si possa far risalire al 1509, ossia l'anno in cui Erasmo concepì e scrisse l'Elogio della pazzia. In latino, morì in conium sive stultitiae laus. L'ipotesi di Quarta, del professore Quarta e quindi delle sue ricerche, è che dalla consapevolezza che l'opera di Erasmo metteva a nudo i mali del tempo, sia nata nell'animo di due amici umanisti l'idea di accoppiare la pars destruens, costituita dall'elogio della pazzia, una pars construens, cioè un'altra opera che, facendo da contraltare alla prima, come in un dittico, indicasse agli uomini la via per sottrarsi al dominio della pazzia. In questo modo nacque l'idea di scrivere un elogio della saggezza,
attraverso la descrizione di un ottimo stato, che originariamente si chiamava Brazza, nome che poi fu cambiato in Usquama e infine in Utopia, di cui si sarebbe occupato Moro. Un'ipotesi questa, che per quanto poggi soltanto su indizi e non su prove certe, è tuttavia verosimile e in ogni caso molto intrigante, dice il professore, perché permette di fare un po' di luce su un aspetto dell'opera moriana ancora oggi poco chiara, la genesi del termine utopia. L'utopia di Moro, dunque, secondo questa ipotesi, sarebbe stata concepita originariamente come un elogio della sapienza, da porre accanto all'elogio della pazzia di Erasmo. Qualcuno potrebbe osservare che questo presunto elogio della sapienza poteva non avere ragione d'essere, dal momento che l'amore per la sapienza pervade, sia pur tra le righe, l'intero scritto di Erasmo, dove anzi qualche volta viene esplicitamente dichiarato. Ma tale obiezione non tiene conto di una sostanziale differenza, e cioè che quello che nella Moria è solo istanziato tra le righe, nello scritto di Moro invece appare proprio realizzato. L'isola felice descritta da Raffaello Idrodeo è infatti uno stato in cui la saggezza regna sovrana. Il professore Quarta qui traduce con saggezza ciò che Moro chiama sapienzia o prudenzia e che in fondo si identifica con la ratio e quindi con la natura, dal momento che nell'utopia è detto chiaramente che la virtù consiste nel vivere secondo natura. E vive secondo natura solo chi, nel desiderare o nel fuggire le cose, obbedisce alla ragione. Sicché si può dire che l'ottimo stato descritto da Moro costituisce una rappresentazione di come le cose in questo nostro mondo potrebbero andare se gli uomini seguissero la loro natura razionale, ossia si lasciassero guidare dalla saggezza e dalla virtù invece che dalla follia o dalle passioni, dai vizi, dall'irrazionalità. È significativo a tal proposito che Moro non faccia parlare in prima persona la saggezza, come aveva fatto Erasmo con la follia, e ciò perché la saggezza, a differenza della pazzia, ama l'umiltà, il silenzio, la riservatezza, rifugiando dall'autoesaltazione e dall'ostentazione chiassiosa e frivola. Ecco che Moro, scrivendo la sua opera, cercò di elaborare l'antidoto a tutti i vizi umani che Erasmo aveva incasticamente descritto nella sua opera. Per Moro, infatti, affinché la pazzia non abbia l'ultima parola nella vicenda umana, era necessario che l'umanità ritrovasse la saggezza smarrita, ricorrendo in particolare agli insegnamenti di Platone e soprattutto a quelli di Cristo. Mi avvio alla conclusione. L'utopia, se viene liberata dai fraintendimenti di cui si parlava prima, riacquista la sua vera luce, il suo vero significato, il suo vero senso, che è quello di guidare e sostenere l'umanità nel suo plurimillenario sforzo di costruire una società anzitutto secondo giustizia e più oltre secondo il principio sublime dell'amore fraterno. Il compito ovviamente è arduo, certo, ma il fine è talmente grandioso da meritare l'impegno e la totale dedizione di tutti gli uomini di buona volontà. Del resto, se l'utopia di Moro si configura come un elogio della sapienza, allora si può anche concludere che la realizzazione storica dei principi in essa contenuti costituisce la vittoria della sapienza sulla stoltezza umana, che è quella poi che porta l'uomo a commettere mostruosità come le guerre sanguinarie dei nostri giorni. E lui era un pacifista per eccellenza. Non solo, ma lo sviluppo della coscienza utopica lungo la storia può essere interpretata come un segno inequivocabile della crescita sapienziale dell'umanità, il che, anche se avviene tra le innumerevoli contraddizioni, ci fa ben sperare, dal momento che, come ci rivela la scrittura, e conclude con queste parole il professore nel suo libro, la salvezza del mondo è riposta nell'abbondanza dei saggi. Bravissimi. Con il professore Quarta avevamo, come dire, concertato delle letture, no? C'è da fare proprio in prossimità di questa serata. E io mi avvierei a farle queste letture per poi far nascere pure tra di noi, diciamo, un dialogo, delle considerazioni che possiamo dibattere questa sera e cercare meglio di approfondire l'argomento, oppure con la complicità di tutti voi messi insieme.
Se Simone è d'accordo, praticamente possiamo cominciare. Simone, che dici? Leggiamo un po' così, vediamo un po' di che cosa. Sì. Ci facciamo un'idea del tutto, insomma, tra la prefazione che abbiamo fatto, allora, e la narrazione che ci ha fatto la dottoressa e quello che leggiamo, e quindi sì, praticamente sì, sì, abbiamo un'idea della serata, diciamo. Sì, la dottoressa ha pensato di dividere i vari interventi di lettura secondo diversi argomenti, iniziando dal titolo, poi parlando del pacifismo di Moro, insomma, la pressione contro la guerra, contro la pena di morte, discorsi politici e quant'altro. Dunque, dico che io mi avvio alla lettura, ma se qualcuno volesse interrompermi per avviare un dibattito, un intervento, è libero di farlo, non ho problemi. Dunque, 5 anni dopo l'elogio della follia dell'amico Erasmo da Rotterdam, 3 anni dopo il principe di Machiavelli, appena un anno prima dell'esplosione della riforma di Lutero, verso la fine del 1516, vide la luce a Lovagno un libretto davvero aureo e non meno utile che divertente. Nova insula, utopia, in bellus vere aureus. Nec minus salutaris quam festivus. Il piano e il senso del progetto di Tommaso Moro era chiaro. Proporre un modello di società e di Stato, ma anche di umanità, che nella realtà storica effettiva era assente. Quale soluzione alla crisi epocale di quel periodo? Così, di fronte all'imperante ingiustizia di ogni tempo, l'opera di Moro si presenta come un progetto di società buona e felice, e utopia, appunto, in cui regna la giustizia, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, il benessere, la tolleranza, la pace, l'amore fraterno. Diciamo, gli antichi mi chiamarono utopia per il mio isolamento. Adesso sono emula della Repubblica di Platone e forse la supero. Infatti, ciò che quella parola ha tratteggiato, io sola lo attuo con persone, beni e con le ottime leggi. Sicché a buon diritto merito di essere chiamata eutopia. Andando avanti, il discorso si amplia anche sul concetto della ricchezza, che non è più attuale che ora. Sullo stato come congiura di ricchi, dice Moro, quando considero tutti questi nostri stati oggi vigenti e ci rimugino sopra, la sola cosa, Iddio mi guardi, che mi viene in mente è che si tratta di una conventicola di ricchi che sotto nome e pretesto di Stato pensano a farsi gli affari loro. Così almanaccono e escogitano tutti i modi e le sottigliezze che consentono anzitutto di conservare senza rischio di perderlo tutto ciò che si sono accaparrato con questi disonesti. Poi, di assicurarsi col minimo esborso la possibilità di abusare del lavoro e delle fatiche di tutti i poveri. Queste macchinazioni, una volta che i ricchi hanno stabilito di metterle in atto con pubblico decreto, e perciò anche a nome dei poveri, assumono forza di leggi. Moore può essere considerato come il primo teorico che nell'era moderno ha proposto il principio di tolleranza sul piano religioso, concetto ormai da qualcuno dimenticato. Utopo stabilì che il suo cittadino subisse danni a causa della religione professata, giudicando temerario e stolto pretendere con violenza e minacce ciò che si crede vero, ciò che gli era paia per tutti, anche perché egli riteneva che probabilmente fosse Dio stesso a ispirare sensi diversi delle diverse persone, perché vuole essere venerato in modo vario e multiforme. Vario e multiforme. Tuttavia, quando gli utopiani presero il nome di Cristo, il suo insegnamento, la sua vita, i suoi miracoli e la non meno stupefacente costanza di tanti martiri che con il loro sangue liberamente versato attrassero alla loro credenza genti tante e numerose di ogni contrada, non si può immaginare con che fervida disposizione anch'essi l'accettarono, soprattutto quando appresero che Cristo approvò la vita in comune dei suoi e
che questa viene tuttora praticata nelle più genuine convivenze cristiane, cioè i monasteri. Scusa un attimo. Sì. Qua e dopo fermarsi poco, perché... Perché qua io voglio chiedere, diciamo, è una cosa molto interessante. Allora, abbiamo visto, quest'uomo si fa processare per non rinnegare né la Chiesa né la sua coscienza. Muore, cioè sa che viene condannato a morte, accetta la morte, però, diciamo, decapitato. Non rinnega niente. Decapitato. Viene decapitato senza rinnegare niente. A un certo momento scrive nella sua opera queste poche parole che noi abbiamo letto. Cioè, in pratica, nel suo libro dice: guarda, in quest'isola ognuno può prendersi la religione, può professare la religione che meglio crede. Stiamo attenti. L'unica cosa che lui non concepisce, cioè non la mette proprio in evidenza, non la prende proprio in considerazione, è l'ateismo. Cioè, un uomo senza religione. Un uomo senza religione non può stare insieme agli altri. Questa è la sua concezione, diciamo così. Uno che non crede in qualcosa di superiore a lui vuol dire che lui è troppo egoista, è troppo, come dire, pieno di sé per poter stare insieme agli altri. Questa è l'idea che lui ha. Ora, come mai? Questa è la domanda, diciamo, no? Un uomo così chiuso nell'ambito del cattolicesimo, del cristianesimo, se vogliamo dire, no? Cioè, talmente, diciamo, poi si apre nel suo... Si era già aperto, perché le cose che sono successe a lui sono successive in pratica. Sì. Come che a un certo momento lui poi è così aperto nei confronti invece di qualsiasi altra religione? Vedi qua, infatti, lui si pone dell'apertura. Come si spiega questa cosa qui? Come la spieghiamo? Sua... perché appunto lui... Da parte di Tommaso Moro questa apertura nei confronti di altre religioni che non siano il cristianesimo? Perché appunto proprio sposando il cristianesimo. Lui aveva capito appunto che il messaggio di Cristo era quello, no, della fratellanza, quindi della... No. È proprio, che, proprio Cristo, certo. Proprio Cristo, insomma, che lo porta a ragionare così alla fine. L'apertura dell'altro, quindi il libero arbitrio, cioè il fatto che l'uomo potesse in qualche modo dire la sua. Quindi, diciamo, in gioco anche una certa libertà, libertà dell'uomo. Sì, che perché praticamente... appunto Dio stesso, no, ha dato all'uomo la libertà di scelta. E poi se una persona è alla fine atea, è una cosa personale di ognuno di noi, che non viene, no? Quello dell'essere ateo lui non lo concepisce proprio. E quindi la sua apertura, però io ne sto parlando adesso personalmente, no? Cioè, essere atei oggi, i cristiani lo sono, diciamo. Chi è che veramente crede? Sì. Oggi chi è che veramente... Purtroppo è questo. C'è pure da dire però chi è che veramente non crede. Sì. Cioè alle volte anche quando si pensa di non credere, sotto sotto ci si crede. Ci si crede. A qualcosa ci si crede sempre. Okay. Grazie comunque. Possiamo proseguire. C'era un po' così per spiegare meglio questa contraddizione, sì, può sembrare, sì, quasi... Ma no? Che alla fine non... No, se può sembrare, vabbè, quasi una contraddizione da parte di Moro. Sì, se mi permette... E faccio la citazione di quello che ho letto proprio riguardo a questo argomento. Sì. Dio stesso, probabilmente fosse Dio stesso a ispirare sensi diversi nelle diverse persone, perché vuole essere venerato in modo vario e multiforme. Mettiamo il punto. Dunque, andando avanti, in quel periodo, poiché aumentavano i furti, le autorità inglesi intendevano istituire la pena di morte contro i ladri. In cui muore la contrada e ne spiega le ragioni del dialogo tra Itlodeo e il cardinale Morton, Lord Cancelliere. Dicevo, sono convinto, dice Itlodeo a Morton, che sia del tutto ingiusto strappare ad un uomo la vita solo perché ha strappato ad altri del denaro. Perché a mio avviso anche tu ti crei che uno possiede un valore la vita di un uomo. Se poi dicono che con questa pena non si paga il denaro rubato, ma l'offesa fatta alla giustizia, la violazione delle leggi, non sarà davvero il caso di definire questa giustizia suprema una suprema ingiustizia? Se non lo scrive neanche il professore. Il Dio ha proibito di uccidere chi che sia, e noi ammazziamo con tanta facilità, per 4 soldi. A proposito della pena di morte contro i ladri, Moro individua e denuncia le radici sociali della criminalità.
dice, e tuttavia, continua il colloquio con il cardinale, non è solo questa situazione che costringe a rubare, ce n'è un'altra, a mio avviso, specifica del vostro paese. Qual è il mondo del cardinale? Le vostre pecore, risposte, di solito così mansuete e nutrite così a buon mercato, che adesso, a quanto si dice, sono diventate tanto fameliche e aggressive da divorarsi addirittura gli uomini, e da devastare e spopolare campi, case e borghi. Infatti tutte le zone del regno dove si produce l'arma più fine e perciò più pregiata, i nobili, i gentiluomini e perfino certe sante persone come gli abati, non paghi delle rendite che i predecessori solevano raccogliere dai loro poderi e non soddisfatti di vivere altamente senza far nulla, disutili alla comunità, quando non addirittura nocivi. Non lasciamo palmo di terra alle colture, cingono dissertati tutti i campi per destinarli al pascolo, abbattono le case, demoliscono i villaggi, lasciano in piedi solo la chiesa, per usare la mia. In tal modo i coltivatori si vedono scacciati, così quei poveretti se ne vanno tutti ad andarsene, uomini e donne, mariti e mogli, orfani e vedovi, genitori con bambini ancora piccoli e una famiglia più numerosa che ricca. Perché l'agricoltura ha bisogno di molte braccia, ridotti così in miseria a costoro per sopravvivere. Non deve essere altro che il furto. Per finire giustamente la forca. Oppure girovagare mendicando, ma anche così vengono gettati in carcere come vagabondi, colpevoli di andarsene d'attorno senza far nulla, mentre in realtà nessuno li assume, benché non chiedano di meglio che lavorare. E qui si apre un discorso più ampio. Mor condanna severamente la guerra. Hanno in sommo orrore la guerra, cosa in tutto beduina, ma che nessuna specie pratica con tanta frequenza quanto l'uomo. E contro il costume di quasi tutti i popoli, nulla ritengono più glorioso della gloria che si va cercando in guerra. Questa profonda condizione non li esonera tuttavia dal prepararsi militarmente per la difesa del proprio paese. Dunque, questi pochi esempi servono a mostrare la forza, la complessità e l'attualità di un'opera che, per 5 secoli, è stata oggetto di traduzioni in tutte le lingue, ma anche di interpretazioni spesso contrastanti o addirittura fuorvianti. Qualcuno potrebbe, forse a torto, chiedere perché concepire utopie se loro malgrado il mondo non migliora, ma se è possibile si fa anche peggiore. Cosimo IV ne dà la risposta nei suoi libri. Cosimo IV, già docente di filosofia della storia ed etica ambientale presso l'Università del Salento, cofondatore e direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sull'Utopia dello stesso Ateneo, è studioso e autore di numerosi volumi e saggi sull'Utopia, tra i quali L'Utopia Platonica, 1985, Tommaso Moro, Una reinterpretazione dell'Utopia, 1991, Il destino della famiglia nell'Utopia, 1991, Thomas More, Testimoni della pace e della coscienza, 1993, Globalizzazione, giustizia, solidarietà, 2004, Una nuova etica per l'ambiente, 2006, per un manifesto della nuova utopia, 2013, Homo Utopicus, 2015. Nelle sue ricerche Quarta ha messo in evidenza che l'utopia non è solo un fatto letterario, come spesso erroneamente si pensa, ma è anche e anzitutto un fenomeno originario ed essenziale della storia umana. Egli, individuando per prima volta la dimensione storico-antropologica dell'utopia, è giunto alla conclusione che l'uomo non è solo sapiens, ma anche utopius. Bravissimo Simone. Ora penso vi siate resi conto che praticamente qua più se ne parla e più si mette carne a cuocere, cioè in pratica non se ne esce più, cioè mano a mano che si racconta, che si legge, che si prendono spunti di qua e di là, escono cose nuove, domande nuove, interrogativi nuovi, c'è tanto da chiedere. Cioè, possiamo anche aprire una conversazione in tal senso. Comunque io voglio pure accennare una cosa, cioè in pratica così. Vedete, tutto questo discorsi sull'utopia cominciano in quel periodo a nascere, cioè Moro è uno dei primi, ma
questa idea dell'utopia, della società nuova, comincia a nascere qua e là, macchia di leopardo quasi dappertutto, ma comincia qua in Inghilterra. Perché? Perché siamo negli anni, avete visto, cioè nelle scorse serate noi abbiamo parlato spesso di questa faccenda della scoperta dell'America, di questi navi che vanno e vengono dal Nuovo Mondo, di questi nuovi prodotti, di queste... Cioè, in pratica, dal Nuovo Mondo, in quel periodo, giusto per entrare nell'atmosfera, diciamo, di Moro, dal Nuovo Mondo arrivavano notizie le più disparate. Cioè, nel Nuovo Mondo c'è questo, c'è un'abbondanza di questo. Si portava oro a non finire, argento, oro, prodotti, patate, tabacco, prodotti nuovi, pomodori, cose nuove. Ma che... Ma questo Nuovo Mondo cos'è? È il paradiso terrestre, è cosa nuova. Chi arrivava oltretutto erano avventurieri, quelli che andavano e che tornavano, quindi l'avventuriero, voi sapete, oltretutto ci coronava tutte queste sue, metteva su, diciamo, cose da lui. E la favola del Nuovo Mondo aveva preso ormai, veleggiava nei racconti, nelle opere, come devo dire, nell'immaginario comune. Questo immaginario comune aveva un po' colpito anche, diciamo così, questi personaggi, questi scrittori, perché guardate, Tommaso Moro parte da un punto fondamentale, cioè lui, perché è integerrimo, è una persona proprio al di sopra di ogni, di qualsiasi altro, insomma, lui, diciamo, fa la carriera che fa politicamente perché è un uomo integerrimo, perché è uno di quelli che praticamente non lascia passare una virgola, diciamo così, cioè, come devo dire, è uno di cui ci si può fidare ciecamente. Vabbè? Lui intraprende questa carriera perché vuole trasformare la società inglese, cioè vuole dare un contributo alla trasformazione corrotta di quella società, che noi non siamo di meglio, comunque stiamo lì praticamente, vuole trasformarla questa società. Quando arriva all'apice della sua carriera, si convince, cioè prima di scrivere l'utopia, perché la scrive? Perché si convince che non c'è niente da fare, cioè non è possibile, cioè con tutta buona volontà, con tutto, cioè non possiamo cambiare questa società che ormai è distorta, è corrotta, è, come devo dire, ormai è marcia, c'è del marcio in Danimarca, diceva Amleto, è marcia. Non si può cambiare. Ecco, secondo me, lui, no? Che si appiglia a questa cosa qui, cioè in pratica il Nuovo Mondo. Ma questa idea di un nuovo Stato, si può formare in questo nuovo mondo che stiamo andando a scoprire? Ecco perché noi scriviamo come deve essere. L'idea, diciamo, primordiale dell'utopia nasce in... Non perché non si può fare completamente, insomma, della giustizia, desiderio, però l'idea nasce che invece si poteva fare qualcosa, logico, perché dice, forse lo progetta e quindi progettare è proprio dell'utopia. E infatti, ecco, Tommaso Romo non è che scrive l'utopia nel senso che non è possibile, la scrive invece con, può darsi che una piccola speranza di attuarla c'è, dove? Nel nuovo mondo che non conosciamo. In quel mondo che non conosce, sì. Questa ipotesi, però bisogna sforzarsi di calarsi un po' in quel periodo, cioè bisogna calarsi in quel periodo per poter capire questa cosa, cioè, detta oggi non ha molto, perché oggi sali sulla Ryanair e quattro soldi arrivi in America, quindi voglio dire non è, è un problema, però allora questa cosa qui ha influito nell'opera di Moro, no? È d'accordo, penso io così. E quindi praticamente alla visione di tutto questo, io quello che vorrei chiederle oggi, sì, nell'attuale, cioè, con la scoperta dell'America che abbiamo fatto, per fortuna non abbiamo scoperto Marte perché quello è caduto, quindi se no pure Marte avremmo scoperto, è ancora possibile, è ancora lecito, è ancora, diciamo così,
costruttivo parlare di utopia? Se questa certo, è la domanda certo, che certo, io perché l'utopia, l'utopia è proprio questa speranza, come ho detto prima, no? E questo sperare contro ogni speranza, anche in una società come la nostra, purtroppo che è ricca di attentati e di tutte le mostruosità che il professore, proprio parlando della guerra, parlava belluina, cosa vuol dire animalesca, cioè siamo animali. Quindi è normale che più che mai oggi si ha bisogno di utopia, si ha bisogno di questa speranza, e altrimenti dico, non vivremmo più, no? Quindi è proprio sì. Cioè per uscire fuori da questa dovremmo essere diciamo, molto molto pieni di fantasia, diciamo. No, perché l'utopia non è fantasia, non è fantasticheria. L'utopia è bisogna un po', per come noi dire, il nostro centro lo concepisce, è invece un progettare una società nuova. D'altronde il cristiano a che cosa aspira? Al paradiso. E se noi crediamo appunto che esiste questo paradiso, che cos'è il paradiso se non questa isola che non c'è? Cioè questo mondo bellissimo dove non esiste più il male, dove non esiste più la sofferenza, dove non esiste più tutto quello che l'uomo si trova a subire giornalmente. C'è Antonio che praticamente vorrebbe prendere la parola. Tu vuoi venire di qua? Che, come facciamo? No, io volevo una riflessione e poi anche una domanda. Proprio appunto l'utopia che poi diciamo si potrebbe tradurre in quello che ha detto Cristo, no? Cioè la speranza, ecco, poi l'ha sottolineato lei, la speranza in domani. Ecco, io lo ritengo, per quello che per come sono fatto io, diciamo, per la mia idea, lo ritengo un po' negativo, perché poi questo toglie, come dire, la forza o comunque la determinazione di un popolo, di cittadini, ecco, a combattere per avere sì, per cambiare ed avere veramente una vita migliore. Ecco, io questo colgo come, diciamo, prego. Questo è appunto, cioè l'utopia, cioè questo è mentre invece, come dire, sperate in un domani, mentre invece io vorrei lottare per migliorare questo domani. Ecco, non so se sono riuscito a rendere l'idea della mia domanda. Ecco. Sì, ho capito, vogliamo, quello che lei vuole. Vogliamo raccogliere un po' le domande e poi facciamo rispondere. Sì, sì, se c'è qualcun altro appunto che vuole parlare. Cosimo, aspetta un attimo, c'è il signore un attimo che aveva alzato la mano, io quando ho fatto. Sì, se vi avvicinate magari qui è meglio, così parlate anche agli altri. Buonasera a tutti, scusate se prendo la parola, sono Tregarlo. Voglio fare complimenti all'organizzazione della serata. Grazie. Mi presento, sono il presidente del MEIC di Lecce, del Movimento Ecclesiale del Crimine Culturale, di cui era stato fondatore questo Cosimo Quarta. Fondatore e sostenitore. Il professor Cosimo Quarta ricorda la grande umanità, ma la grande preparazione e la grande umiltà. Torno sull'utopia. Ci sono state molte definizioni sull'utopia, ma una ci aiuta un certo scrittore uruguaiano, Edoardo Galeano, morto in aprile del 2015. I suoi scritti sono stati tradotti in 20 lingue e lui dà questa definizione dell'utopia. Racconta: un giorno ero con mio fratello seduto sul marciapiede di casa e mio fratello mi ha domandato: ma tu credi veramente nell'utopia? Dice: l'utopia, dice Edoardo Galeano, è come l'orizzonte. Pensi che sta a 10 metri, fai 10 metri, dopo 10 metri ti accorgi che sta più lontano e lo fai 300 metri e ti accorgi che sta a 300 metri più lontano. Gli risponde il fratello: allora l'utopia non esiste. No, l'utopia è quel camminare. L'utopia sprona nel cammino. Come ha detto la dottoressa, la progettualità. L'utopia è composta di due elementi costitutivi: progettualità e speranza. Infatti, nella lettera di San Giovanni dice: la speranza non è in ciò che si vede, perché è facile. La speranza è in ciò che non si vede,
che bisogna progettare per realizzare. Questo è il progetto e speranza che debbono sostenere che cosa? La società civile. Grazie. La ringrazio, è pienamente d'accordo. Cosimino, dai, Cosimo, mi meravigliavo infatti. Perché? Allora, devo fare delle... Siccome ai convegni precedenti, no, abbiamo parlato anche di utopia, di Gonzalo, io sono d'accordo che il termine utopia deriva da EU, buono, e bisogna progettarlo, no? Allora abbiamo l'utopia, è una realtà, è una cosa relativa. Quando noi arriviamo al massimo, cioè la cosa assoluta, noi siamo arrivati all'assoluto, allora non c'è bisogno più di progettarla, perché siamo all'assoluto, come dice, nel paradiso terrestre. Io credo finalmente questa cosa, perché io non lavoro, proprio per arrivare allo paradiso terrestre. Come per esempio dice non puoi andare, come dice Gonzalo, che bisogna togliere tutto e di non lavorare, di vivere con le cose che vanno sul lavoro. L'utopia si può realizzare quando l'uomo non lavora e facciamo lavorare gli altri, no, gli altri, e come si chiama, i robot, facciamo lavorare noi. Vorrei, mentre Tommaso Moro diceva che bisognava lavorare la terra per 6 ore, mentre ci sono altri che dicono 4, meno 2. Allora, poi Tommaso Moro non crede negli atei, no? E questo non è più utopia, perché non credendo negli atei, allora io siccome sono un ateo, perfetto, non ci credo a nessuna religione, ma ascolto tutti. Allora, io in una società di alto di Tommaso Moro io andrei come lui. Poi lei ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere subito. Lei ha detto che ha scritto i libri, aspetta un signore, questo signore. Cosimo Quarta. Ma questo signore non sapeva scrivere. I docenti hanno degli assistenti, che sarei io la sua assistente, alle quali affidano tutta la loro opera per digitarla al computer. Perché non sapevo proprio il computer. Sì, però voglio dire, ne passa anche dell'aiutante, visto che loro comunque hanno tante altre cose da fare, da svolgere, quindi si collaborava insieme. Ho capito, ma un docente scrive un libro, Tommaso Moro, di utopia, sarà scritto da sola. Sì. Cos'è? No, non è questo. Allora, c'è un falegname, poi tiene l'assistente che va, do falegname, non questo è il falegname. No, ma c'è anche le tipografie a questo punto, le tipografie. Cervantes ha scritto Don Chisciotte della Mancia, l'ha scritto Cervantes. Orlando Fioroso l'ha scritto. Ma lui l'ha scritto a mano, ovviamente, però poi per digitarlo, per poter, se ha bisogno delle tipografie, giusto? Se ha bisogno di altre. E quindi questo è un altro lavoro, ma è normale che il libro l'ha fatto. Aveva Sancho Panza che l'aiutava. Però. È normale che il libro. Poi non ho capito una cosa. Il libro dice che è scritto in latino. Di Tommaso Moro, sì, Tommaso Moro. Com'è che è scritto in latino e lui era in inglese? Perché allora tutti scrivevano in latino. C'è il signore che voleva pure intervenire. Oddio. Ma facciamo una raccolta un po' di qualche cosa. Sì, punto, sì, no, ho capito benissimo che cosa vogliono dire. No. Buonasera, Giuseppe Orsi. So già, mi devo rispondere. Anche io mi associo ai complimenti fatti dal dottor Paolo Polimeno per l'organizzazione, insomma, la cultura e l'elaborazione delle occasioni. Questa mi sembra un'occasione per crescere, di socializzazione, di confronto, di crescita comune. Io credo sostanzialmente che riguardo al concetto di utopia, per dare una strada, un'attenzione anche morale rispetto anche ai tempi che viviamo, bisogna intraprendere due strade. Secondo me una è il restringimento della volontà di potenza presente in ognuno di noi e l'altra è la riscoperta del linguaggio delle emozioni, che purtroppo è divenuto sempre più il linguaggio della solitudine.
perché bisogna dare delle risposte rispetto anche ai concetti fondamentali di prepotenza. La prepotenza viene prima della violenza, la famosa ibris greca. Bisogna dare delle risposte al pregiudizio, bisogna dare delle risposte al preconcetto, alla prevaricazione. Allora, per uscire dal torpore in cui noi siamo tutti avvinghiati, bisogna sostanzialmente declinare i rapporti sul concetto di recupero della nostra soggettività. Noi siamo gli altri prima di essere noi stessi. E allora, quando recuperiamo la nostra soggettività? La recuperiamo nell'emergenza, perché non c'è una fase esperienziale per la quale noi percorriamo già percorsi tracciati da altri. E allora mentalizziamo percorsi già tracciati, anche dal punto di vista educativo e pedagogico. E quindi bisogna lavorare sull'emergenza per costruire momenti nuovi dello stare assieme. Mi preme ricordare il professore Quarto, che ho avuto il piacere di conoscere e con il quale ho collaborato anche alla stesura di un progetto nel comune di Poggiardo. Un uomo appassionato, e passione e intelligenza sono merce rara, soprattutto nei circuiti tortuosi della vita. Passione genuina ed autentica. Questo era Cosimo Quarta. Grazie. Giuseppe Scarzi. Ci sono altri? Prego. Molto belli questi interventi, perché oltretutto molto costruttivi, bisogna dirlo, perché in effetti man mano che se ne parla si comprende anche le cose che sono sfuggite nel dire. Buonasera, Giuseppe Scarcidio. Allora, io vorrei cominciare a ricordare il professore Quarta in un modo. Ho conosciuto il professore Quarta durante un corso di formazione e perfezionamento. Scusate per la voce un po' di mandola. Ho conosciuto il professore Quarta durante un corso di perfezionamento all'Università del Salento dal titolo Filosofia e Letteratura. Tra i tanti seminari, quello che riuscì a stimolare di più fu il seminario del professore Quarta. Io venivo da un periodo di esistenziale molto complesso, di crisi esistenziale e spirituale allo stesso tempo. Andare dal professore a chiedergli questo: vorrei fare la tesina finale con lei sulla figura di Giove. A me Giove mi ha in un certo senso, anche in senso positivo, devastato l'anima, e ho trovato in Giove il senso più puro dell'utopia. Non solo, professore, l'orizzonte, ma io sento la realizzazione dell'utopia nel momento in cui io cammino. Sull'utopia è uscito da pochissime settimane un libro del professore Massimo Cacciati, bellissimo testo. Ricordo una frase del testo: quello che non è stato realizzato in un'epoca si può realizzare in un'altra. Dal mio punto di vista l'utopia è proprio questo: ciò che io non ho realizzato ieri lo posso realizzare oggi. L'importante è sapere, essere coscienti di se stessi, e la soggettivizzazione del professore Rossi. Grazie a tutti. Voglio aggiungere che Massimo Cacciari nel suo libro cita il professore Quarta, mettendo in evidenza proprio questo libro, L'Homo Utopicus, che appunto ve ne faremo dono, poi saprete voi, insomma. Sì. Quindi, e poi un'altra cosa importante è che questo testo viene conservato a disposizione per tutti gli studiosi, comunque ricercatori, nella Biblioteca Vaticana, e ha avuto un riconoscimento e anche una lettera, insomma, gli ha scritto il Cardinale Ravasi,
al professore Quarta, ringraziandolo per questo studio così importante. Poi volevo rispondere appunto al signore lì in fondo che la speranza non è nient'altro che uno strumento nelle mani dell'uomo per poterla aiutare a lottare e quindi realizzare una società giusta, perché il professore Quarta ha sempre detto che la cosa proprio che lui non sopportava è che non ci fosse una rivoluzione oggi, qualche cosa che potesse cambiare le cose, quindi sono d'accordo. Per quanto riguarda lei, Tommaso Moro non è che era contrario agli atei, attenzione. Tommaso Moro non concepiva, come ha detto appunto il dottore, non concepiva che l'uomo non potesse avere un minimo senso di Dio, cioè non potesse avere, ma anche l'ateo alla fine ci crede, altrimenti non ci penserebbe. Però non ci penserebbe proprio a Dio, se, cioè un seme. All'amore almeno ci credi, no? All'amore almeno ci credi, all'amore ci credi. Io non ci credo niente. Manco niente. Ok, è una scelta tua, però Tommaso Moro non credeva che l'uomo non potesse avere quel minimo di pensiero, che poi lo escludi completamente, ok, cioè voglio dire, ci sono tanti filosofi, no, atei che noi conosciamo, l'uomo è gettato nel mondo, Sartre e tutti questi pensatori. È una cosa soggettiva alla fine, ecco, insomma. Io vorrei riprendere un po' due parole. Sì. Due parole che, diciamo, sia nei due interventi le sono state ripetute. Sì, sì. E c'è quelle del cammino. Ma io lo riprendo questa parola del cammino, ah, che, cammino. Diciamo sì. Così. Sì. Cioè, lei prima ha detto l'orizzonte, allora dice, guarda, per l'utopia non è l'orizzonte, ma è il cammino che si compie per raggiungerlo, no? Cioè, quindi strada facendo si prende consapevolezza e quindi dall'utopia si passa alla realtà. Sì. Cioè in pratica è lungo il cammino che si arriva alla realtà, non è la visione. Allora. Questo, e ci siamo. Quindi il cammino, guarda caso, noi questa parola l'abbiamo usata pure nelle serate precedenti, cioè anche Don Chisciotte fa il suo cammino, no? Cioè camminando praticamente alla fine del cammina di qua, cammina di là, alla fine riacquista la ragione. È una strada, no? Tortuosa, cioè, in che pratica voglio dire un po'. Porta. Anche in queste serate precedenti, cioè noi abbiamo trattato di cavalieri, abbiamo trattato un po' di amori, di cose, anche lì c'era in un certo senso un cammino da compiere. Ma il professore Quarta, infatti, nel suo libro fa proprio riferimento al cammino, come lei può vedere, illustrato proprio nella immagine, insomma, della. Allora, guardate che questa è una cosa molto interessante, cioè quella che praticamente, e questo mi fa anche capire, io ci tengo a dire perché è una cosa che mi è venuta così, cioè mi fa quasi capire questo, cioè che noi, ancora oggi, cioè nei secoli praticamente, l'uomo è portato a scegliersi questo pellegrinaggio, cioè ogni tanto fa un pellegrinaggio verso qualche cosa, verso qualche, no? Cioè, adesso per esempio facciamo il pellegrinaggio a Lourdes, alla Madonna di quella che Medjugorje. Sta in Slovenia, di Medjugorje. Medjugorje. Cioè facciamo un pellegrinaggio, va bene? Cioè, alle volte, forse diciamo alla fine del pellegrinaggio c'è questo nostro bisogno, no? Di capire l'utopia, cioè di capire ciò che non riusciamo a capire. Ciò che non c'è. E questo mi sì. piace, diciamo così, sì. come idea, che proprio perché ho sentito questa parola per due volte in poco tempo, cioè questo cammino praticamente, che poi in effetti, guardate, pure io, mo non so, volevo chiederlo pure a lei praticamente. Sì. Cioè, l'utopia non esiste, cioè non possiamo, diciamo, pretendere che. È come l'orizzonte, non è che è realizzabile, non è che. Perché? Perché alla base dell'utopia, cioè alla base di tutto praticamente, c'è l'uomo. Secondo me, Tommaso Moro si rivolgeva più all'uomo, cioè voleva essere un trattato di educazione all'uomo, più che. No? Cioè, se l'uomo non è educato a percepire questa cosa, cioè a fronteggiare l'utopia. Non può fare l'utopia. Cioè lui parla di democrazia, ma la democrazia è l'uomo. Se l'uomo non è educato alla democrazia, cioè se non lo si educa, non può avvenire la democrazia. Lo stesso, se non è educato all'utopia, non può avvenire. Quindi il trattato con cui comincia Tommaso Moro è più che altro un trattato di educazione, di didattica quasi, all'uomo. Cioè far comprendere all'uomo la necessità
di essere utopici. Allora, su questo non sono d'accordo con lei, le spiego subito perché. Allora, le nostre ricerche, proprio a livello filosofico, insomma, partiamo dall'Emilio di Rousseau. L'Emilio di Rousseau, come lei sa bene, è stato scritto da Rousseau ed è un bambino che viene abbandonato da solo, no? in un bosco. È lui che, anche senza educazione, scoprirà Dio, cioè scoprirà la luce, attraverso la luce. Quindi non è vero che l'uomo deve essere educato a qualcosa per poterla scoprire, perché alla fine è nata dentro l'uomo stesso. Ecco perché il professore Quarta insiste nel dire che l'uomo utopicus, cioè quest'uomo utopicus, la dimensione storico-antropologica dell'uomo è insita nell'uomo stesso, che cerca al di là. Lui ci faceva un esempio dell'uomo preistorico, che non si accontenta più della bacca, ma vuole andare al di là per cercare il frutto succolento da mangiare. Quindi questo andare oltre, non fermarsi alla bacca, ma andare oltre, finché non troverà poi alla fine la pasta asciutta, lo porterà sempre alla ricerca di un qualche cosa. Qualcosa che praticamente... sempre e questa è una che alla fine poi la raggiungi anche dal piccolo per arrivare poi alla fine al grande e così via. Sì, va benissimo. Simone, vuoi dire qualcosa tu? Io volevo ringraziare. Prego. Ringraziare la dottoressa per avermi fornito questi testi. Ci tengo a chiarire che non fanno tutti parte dell'opera di Moro, sono diciamo una mescina insomma di parole tra quelle dette da Moro nell'utopia e le parole del professore. Si mischiano alla perfezione, mandano lo stesso messaggio. E tutto qui, ecco. Volevo ringraziarla per questi testi così illuminanti. E volevo fare complimenti anche a tutta l'organizzazione della serata e anche alle altre serate alle quali non sono potuto esserci. E mando i complimenti anche dei professori che ho contattato e ringraziano per avergli dato la possibilità di esprimersi, che molto spesso non viene data alle persone che hanno la competenza di farlo. Grazie. Bene, questo. C'è esperito il direttore degli appunti, vorrebbe prendere la parola. Vorrei riaprire un discorso che forse è un po' di uomo. No, io mi chiedevo, volevo giusto avere il parere della professoressa. Mi chiedevo quanto di Tommaso Moro ci stia nelle correnti politico e filosofiche successive, in particolare l'anarchismo e il marxismo. No? Allora facevo questa brevissima considerazione tra me e me, piuttosto banale. Allora se dovessimo considerare la differenza tra anarchismo e marxismo, possiamo dire semplicemente questo, cioè banalmente questo. L'anarchismo supera lo Stato. Il marxismo non supera lo Stato proletario, sembra infatti proprio questo tipo di controversie anarchici e marxisti se la danno in santa ragione. Mi chiedevo di Tommaso Moro, di Tommaso Moro, lo Stato di Tommaso Moro. Ho capito, almeno ho desunto dalle letture che sono state fatte, che effettivamente anche lui è contro lo Stato. Definendolo mi sembra lo Stato dei ricchi, definendo lo Stato sulla congiura dei ricchi, insomma, diciamo lui diceva. Ma appunto mi chiedevo proprio questo, d'accordo, lui è contro questo tipo di Stato, ma non supera però il concetto di Stato o no? Perché la mia impressione è che poi lui non lo superi, effettivamente condanni solo ed esclusivamente quello che oggi possiamo definire Stato laico. E che lui poi alla fine va a sostituire quelle che sono le leggi di uno Stato laico alle leggi divine.
e quindi concedendo quello che oggi viene definito uno stato teocratico. Volevo capire se volevo chiedere alla professoressa se le mie considerazioni sono giustissime, però appunto per parlare di Tommaso More ovviamente bisogna guardare il contesto in cui lui vive, no? Ne sappiamo che è un umanista, quindi l'uomo al centro dell'attenzione, come noi sappiamo, e quindi e con tutto ciò che la politica a quell'epoca portava, quindi Tommaso More vuole superare questo. Quindi lo supera ed è attualissimo il suo pensiero se pensiamo al nichilismo di oggi, no? Cioè, dove che l'uomo è portato, no, alla. Quindi con lui si raggiunge che cosa? Sì, è vero, come lei giustamente stava dicendo, no? Questa congiura dei ricchi, ma perché lui era arrabbiato con la sua epoca, la storia in cui viveva, no? Cioè questo dare importanza all'uomo e non a Dio. Ed è morto, decapitato, perché? Perché? Proprio per mettersi contro la politica del suo tempo, cioè si è fatto decapitare, dice sì, io servo il re, benissimo, però prima Dio, e si fa uccidere. Qui. Benissimo, a questo punto c'è, ecco, vorrei che il nipote di Quarta praticamente che ha preparato qualcosa, sì, no? Sì, può incominciare a farlo, perché cominciare... sennò possiamo portare. Posso dire una cosa? Sì. Aspetta un attimo che prendo... Riusciamo, vuoi metterti qui, Roberto? Mi alzo io così. No, il filo arriva, bisogna soltanto farlo girare di là. No, basta. Ho avuto modo di collaborare con lo zio per diverse cose, perché l'ho coinvolto, cioè lui mi ha coinvolto in tante cose, a partire dalla modalità di rapportarsi con la realtà, perché chiaramente per me è stato come un fratello maggiore, in quanto ha rappresentato tanto dal punto di vista proprio del modo di fare, di vivere, di stare nel mondo, come direbbe Husserl. Ma il discorso più importante è stato il fatto che con lui sono nate delle idee che, sulle quali stavamo ancora lavorando e avremmo dovuto farne delle altre. Questo video che voi vedrete è la risultante di un progetto che è costituito da molte altre interviste che lui mi ha rilasciato, e questo in particolare l'ho selezionato per la serata perché tutto il tema era basato sul discorso ambientale e su una riflessione dell'uomo contemporaneo e della contemporaneità e quindi del senso dell'utopia nella contemporaneità, per cui diciamo ha avuto modo di esprimersi e ci sono e alle vostre domande avrebbe dato comunque delle risposte. E mi permetto, rispetto alle domande fatte, di dare delle risposte così come lui me le avrebbe date a me, visto che io le ho sentite, perché ne abbiamo parlato. Si scriveva in latino perché era la lingua dei dotti dell'epoca, è considerata quindi la lingua scientifica, la lingua che con la quale si poteva dialogare in tutte le lingue. Quindi il latino era come l'inglese di oggi. Il discorso legato all'utopia è collegato all'idea di processo, di stato in divenire. Quindi è chiaro che se è un processo non è l'orizzonte, ma è soltanto il modo, l'andare verso, e quindi è anche suscettibile di cambiamento, perché nel momento in cui uno va verso l'orizzonte può decidere di cambiare orizzonte e di spostarsi da un'altra parte. Quindi di fatto l'utopia non è una cosa, non è un luogo. Come infatti utopicus significa non luogo, ma è uno modo di fare. Ecco perché l'uomo è utopicus. Poi l'utopia
si differenziava in utopia quando il progetto era giusto, sì, cioè andava verso il bene comune, o distopia nel momento in cui andava contro il bene comune. Quindi questo in senso, diciamo, il senso lato delle interviste, queste cose io le so perché lui a me me le ha dette, cioè le ho apprese e ce l'ho anche documentate, nel senso che lui le ha raccontate, ne ha parlato. C'era qualche altra cosa che mi sfugge, ma che, il discorso della coscienza, a proposito di Tommaso Moro. Perché il discorso della coscienza è importante? Perché mio zio veniva all'interno di... Io l'ho invitato per 2 anni a un festival che organizzavo, che parlava di ecologia e che aveva come ambizione quello di dare una coscienza, di fornire una coscienza sociale alle persone utilizzando il film come strumento di presa di consapevolezza. A lui questa cosa piaceva tantissimo. Perché gli piaceva tantissimo? Poi l'ho capito per le cose che diceva e anche per il discorso legato a Tommaso Moro, perché il discorso della coscienza per cui Tommaso Moro si fa ammazzare, indipendentemente dal fatto che lui credesse in una cosa o in un'altra, lui comunque, Tommaso Moro, non credeva in quello che stava facendo e ricordava, perché era una cazzata. Era una cazzata, cioè, come dire, e se voi vi ricordate un po' la storia di quel periodo, proprio quella studiata sui libri, non è che dobbiamo essere dotti, la cosa più banale era questa. Il Papa gli aveva detto no, punto, e allora sai che faccio? Tu dici no a me, te lo faccio vedere io che cosa sono capace, no? È un po' come a chi ce l'ha più lungo. E quindi là, in poche parole, Enrico VIII ha deciso di porsi contro. Questo discorso era un discorso in sé stupido, perché è chiaro che faceva vedere, indipendentemente se lui credeva o meno in Dio, faceva vedere che era un discorso che un intellettuale non poteva piegarsi a un discorso così becero, legato invece a un problema, una problematica di tipo identitario e di iperego, di un ego esteso, come poteva essere quello di un Enrico VIII. Allora, certo, un discorso legato all'humanitas e all'umanesimo è proprio concentrato sull'umanità, non sulla egocentricità. Va contro, e questo non poteva essere per Tommaso Moro. Molto arguta la sua osservazione, poiché il discorso collegato a una teocrazia era comunque il pericolo di qualche cosa che molto probabilmente neanche ai tempi di Moro si poteva capirne le conseguenze. Però è chiaro che è più probabile, come diceva Daniela, che il fatto legato al contesto storico determinasse una sorta di premarxismo legato all'odio verso i ricchi, coniugato però in una forma teocratica, perché comunque lui era un cattolico. Cioè, è una cosa che veramente qua siamo nell'interpretazione di... Non possiamo, però penso che lui avrebbe detto una cosa del genere. Vi faccio vedere questo video e sono molto contento perché lui è qui con noi. Perché globalizzare la speranza? Hans Jonas, questo grande autore, no, che ha posto il problema del principio responsabilità, riteneva che per uscire dalla crisi si dovesse inculcare nell'uomo la paura. Egli la chiama l'euristica della paura, perché egli pensava che l'uomo
diventa responsabile solo nei momenti in cui ha paura. Quindi, diciamo, una buona parte del suo principio responsabilità è dedicato a criticare l'utopia, che appunto è il principio speranza poi di Bloch, di Ernest Bloch. Ora questa idea di Jonas non è, a mio avviso, sottoscrivibile, perché, e anzi può essere dannosa, perché oggi, come non mai, l'uomo è sollecitato da tutte le parti ad aver paura. Cioè, il terrorismo odierno, no? Che cos'è se non una politica della paura? È la politica della paura. E noi sappiamo, no? Quanto la nostra libertà in tutto il mondo occidentale molto spesso viene ristretta proprio con il pretesto che c'è il terrorismo e che quindi bisogna subire certi controlli, noi abbiamo paura perché ci sono elementi per aver paura. Perché prima c'era la guerra atomica, la possibilità della guerra atomica, poi la paura delle armi batteriologiche, poi la paura delle armi chimiche, poi la paura di questo, poi la paura di quest'altro, poi l'effetto serra. Quando beviamo non sappiamo cosa stiamo bevendo, abbiamo paura di bere perfino l'acqua minerale. Quando mangiamo non sappiamo cosa stiamo mangiando, perché ci sono degli elementi conservati. Ci sono mille ragioni per aver paura. Ora, aggiungere a queste ragioni anche, una leuristica della paura, cioè nel senso che bisognerebbe, creare elementi per esagerare, le situazioni in maniera da incutere più paura. Così, secondo Jonas l'uomo diventa più responsabile. Non è vero questo. Non è vero perché la paura, che come tutti sappiamo ha un ruolo importantissimo, no? Per la nostra stessa sopravvivenza, nel senso che la paura ci serve, serve appunto a tutti noi come campanello d'allarme, un campanello d'allarme, per avvisarci che c'è qualcosa che sta accadendo e che quindi approntate, no? Gli strumenti di difesa, i meccanismi di difesa, no? Questo, per lo psicologico, questa è la paura, quindi... Ora, se però, come appunto le indagini psicologiche hanno ormai appurato da decenni, la paura supera una certa soglia, la soglia emozionale, è chiaro che invece di essere un campanello d'allarme, quindi di aiutarci a venire fuori da quella situazione, pericolosa, può addirittura bloccarci. Cioè, scombina i nostri meccanismi mentali. Cioè, non ci fa più ragionare. E allora è chiaro che in un contesto storico in cui, le ragioni o le cause della paura sono tantissime, aggiungerne anche altre, è chiaro che non è questa certamente la via d'uscita. Noi abbiamo bisogno di ragionare di più, non di aver paura di più, perché abbiamo bisogno di prevedere di più. Cioè la nostra capacità predittiva deve aumentare, ma con la paura non aumenta. Ecco allora come all'euristica della paura io direi occorre la globalizzazione della speranza. Perché la speranza riesce in ogni situazione, a far venire fuori tutte le potenzialità umane. Tutte le potenzialità umane. Cioè,
E è grazie alla speranza che noi possiamo riuscire a venire fuori non solo dalla situazione attuale della crisi ecologica, che appunto è gravissima, ma sul piano esistenziale, il nostro essere, senza la speranza, che Jonas critica aspramente, il principio speranza, no, senza questo principio, propriamente noi non riusciremmo nemmeno più, ad agire. Perché? Perché la nostra capacità di reagire, no, alle situazioni pericolose è sorretta proprio dalla speranza. La speranza, inoltre, è collegata all'attesa, no, di qualcosa di positivo. Questo qualcosa di positivo ci carica e quindi ci permette appunto di andare oltre anche laddove la situazione sembra disperata. In questo senso, ecco, se applichiamo, no, se utilizziamo meglio, no, il principio speranza, noi non solo riusciamo a venirne fuori dalla situazione, dalla crisi ambientale, ma anche sul piano esistenziale, sul piano umano, sul piano individuale, noi staremo meglio. Perché? Perché appunto la speranza ci collega col futuro, mentre la paura ci blocca il futuro, perché in genere, proprio perché è fonte di distopia, il futuro dalla distopia viene dipinto a fosche tinte, cioè nel senso che ci dice, ad esempio, che se andiamo in questa direzione, alla fine arriveremo al collasso, e quindi, ecco, è meglio bloccarsi, è meglio stare dove siamo o addirittura andare indietro. Ecco, la distopia fa questo, la paura può portare a questo. Invece la speranza, proprio perché fa intravedere un'apertura, altri luoghi, altre possibilità, è l'unica forza che può farci davvero uscire dall'attuale crisi. Altrimenti, ecco, se adesso stiamo, come Jonas stesso dice in un suo altro libro, sull'orlo dell'abisso, con la paura possiamo caderci nell'abisso, invece di tornare indietro, appunto, e di percorrere un'altra strada, diversa appunto da quella che abbiamo percorso fino ad oggi. All'inizio avevamo detto che c'è Arianna Saragino che andava dalla parola al segno. Noi le parole le abbiamo dette, non so se l'Arianna il segno l'ha, diciamo, completato, però se l'hai completato, Arianna, possiamo anche vederlo e vedere un po', se vieni da questa parte, così lo vediamo insieme alla dottoressa e quindi poi al pubblico, vediamo l'idea dell'utopia che Arianna ha voluto dare attraverso la sua immagine. Tenete presente comunque che sono immagini ricavate di lì, mentre si parla. Sì. E voglio dire. No, visto che si è detto che l'utopia è un non luogo, ho pensato a. Facciamo vedere pure allora. Un non luogo. Bellissimo. Sì, c'è la borsa da parte. Thank you.
fammi capire, per esempio, ci sono delle catene. Sì, perché nell'isola di cui si parla ci sono le catene che sono fatte d'oro. Mi è rimasta impressa questa cosa. Non si sente, signorina, confusamente, se può prendere un microfono. Ah, funziona. Allora, se, questi ci sono? No, sulla utopia, no? Nel libro c'è proprio una specifica sulle catene che sono fatte d'oro. Quindi mi è rimasto impresso questo particolare. Sì, perché loro nell'ambito di quel tipo di organizzazione ha poco valore, per cui praticamente loro in sé veniva usato appunto per fare cimeli di poco conto, tra cui anche bracciali o catene o cose roba del genere. Sì. Se mi permetti, posso mostrare il disegno che riassume tutte e quattro le serate. Oh, questo ti ci fa piacere. Allora, noi per ogni serata... praticamente abbiamo fatto un disegno per ogni serata, non è, abbiamo la possibilità di farli vedere tutti e quattro? Tutti e questo è proprio... vabbè. Questo un po' li comprende tutti e quattro, cioè noi abbiamo fatto appunto, sarebbe Amleto, perché abbiamo fatto una serata su Shakespeare, praticamente i mulini a vento di Cervantes, e l'intelletto di Orlando che è andato a cercarlo sulla luna, praticamente, e quindi abbiamo trovato un po', e questo sarebbe, questo è, una... è l'immagine dell'utopia, sì. C'è cioè una strada della città dell'utopia, sì. Allora posso intervenire io, il secondo Antonio? No, però non, vabbè, intervieni così via. Io intervengo prima di chiudere, voglio dire una sola parola, perché devo ringraziare tutti, i ringraziamenti li ha già fatti Antonio, però permettetemi, a nome dell'Associazione Mediterranea e del gruppo Appunti, di ringraziare Antonio Accogli, perché ci ha regalato veramente delle serate straordinarie. Primo, perché si è misurato con grande generosità e con gli autori e con i testi, e ha saputo veramente interloquire con tutti coloro che hanno voluto dare un contributo per la buona riuscita della serata. E poi perché, come devo dire, è un esempio, perché noi nella nostra comunità abbiamo anche questa ricchezza e questi tesori. Non è una laudatio, non è una laudatio, ma è la verità, e dobbiamo cercare, vero professore, di valorizzare questi tesori che abbiamo tra di noi. Grazie ancora. Non era il caso, invece è il caso, non era, però è il caso che io ringrazio sentitamente, a nome mio personale prima di tutto, a nome mio personale e a nome dell'associazione, e a nome, anzi, mi arrogo anche questa, come devo dire, questa capacità di farlo, diciamo, a nome anche dell'amministrazione comunale. Ringrazio la dottoressa che praticamente si è prestata a questo, Cosimo Quarta che ha fatto questo lavoro e che ce ne offre la possibilità di poterlo vedere, di cui praticamente io un libro sicuramente, cioè in pratica lo tengo qui alla biblioteca, lo dono alla biblioteca di Andrano, perché è il caso di tenerlo. Uno vorrei donarlo all'amministrazione, cioè al sindaco del paese, praticamente in virtù, proprio per... con questo libro riassumere un po' tutte le serate che abbiamo fatto qui. Gli altri libri poi saranno l'Associazione Mediterranea insieme ad Appunti a stabilire un po' come meglio voi ritenete opportuno distribuirli, e comunque è un dono che io ho apprezzato moltissimo, che è pochissima cosa, dico pochissima cosa di fronte al dono che io voglio fare alla dottoressa, che è un libro su Andrano e Castiglione, praticamente documenti, diciamo così, dell'ultimo secolo che riguardano il nostro comune. Io le faccio dono, perché a quelli che vengono qui ad Andrano ne facciamo dono. Ripeto, piccola cosa di fronte a tanto lavoro che è stato fatto dal dottore Quarta. Signori, che devo dire? Io mi sono divertito molto, cioè divertito nel senso buono del termine, cioè abbiamo passato una serata, diciamo, dove chi più chi meno qualcuno qualcosa l'ha potuto rimbancare, riscoprire, rivedere,
qualcosa di utile questa sera, sicuramente l'abbiamo fatto. Grazie.